Giorno della memoria, la seduta solenne del Consiglio regionale della Toscana. Il presidente Antonio Mazzeo, questo giorno, ci spinge a guardare le tragedie del presente, consegnato una targa a Basilio Pompei, sopravvissuto ai campi di concentramento nazisti per il suo esempio di vita e l'impegno sempre profuso in difesa della libertà. Una seduta solenne a Palazzo del Pegaso per celebrare il Giorno della Memoria. Il Consiglio regionale della Toscana si è riunito nella giornata di martedì 27 gennaio per ricordare coloro che seppero stare dalla parte giusta della storia, a costo della libertà e in molti casi della vita. In aula, dopo l'intervento del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, i preziosi contributi di Ugo Caffaz, ideatore e promotore del Treno della Memoria, e del professore Giovanni Gozzini, che ha raccontato una storia avvenuta in Germania, una storia di speranza e resilienza al centro del momento più buio della storia. Devo dire che la giornata della memoria sta sempre più rappresentando un momento di diffusione, promozione di quello che è una cultura della memoria indispensabile, perché quello che è accaduto negli anni 45 e quelli che precedettero la fine della Seconda Guerra Mondiale non debba più accadere. 47 milioni di morti, 6 milioni e mezzo sterminati, ebrei, omosessuali, sinti, dissenzienti politici. La cultura del totalitarismo portò a una malvagità che mai abbiamo avuto nella civiltà umana. E il vaccinare, il rendere immuni i nostri giovani da quei valori, quei disvalori, è un elemento essenziale nel ruolo, nella promozione dei valori che invece costituiscono l'elemento poggiante della nostra Costituzione, del nostro vivere civile verso i nostri giovani. Ritengo che azioni educative nelle scuole sono la cosa fondamentale, principale, e ritengo che l'iniziativa che come Regione portiamo avanti del Treno della Memoria sia qualcosa da continuare e perpetuare. Io ho vissuto delle emozioni e condiviso dei momenti davvero stringenti, di grande intensità, con giovani di 18-19 anni attraverso l'esperienza del Treno della Memoria. E come Regione Toscana abbiamo svolto un ruolo decisivo nel portare il memoriale, ovvero le testimonianze che arrivano direttamente da Auschwitz là in piazza Bartali nel quartiere di Gavinara a Firenze. Tutto ciò che può sensibilizzare, far capire, far vedere, far conoscere ai nostri giovani come la cultura dell'odio, della discriminazione razziale, del totalitarismo degenera in quello che è poi la cancellazione della vita umana, come è avvenuto purtroppo nei campi di sterminio e nella cultura nazista e fascista che portò alla Shoah, è importante perché possano crearsi fra di sé i presupposti per un rifiuto di quella cultura e un ripudio di quello che sono le condizioni che hanno portato a questi misfatti. È una storia che abbiamo saputo da poco, relativamente poco, perché sono 1600 ebrei nascosti da altrettante famiglie tedesche nel cuore del Terzo Reich, cioè dentro la città di Berlino. Loro si chiamavano U-Boat, scherzosamente, gli U-Boat erano i sommergibili della Marina Militare tedesca, indicava il loro stare nascosti, sommersi, per non essere catturati. Sono la minima parte della comunità ebraica di Berlino, era 160.000 persone, quindi lo 0,1%, però ci dimostra una cosa, è fondamentale trasmettere ai ragazzi, e cioè che anche sotto il regime totalitario più sanguinario e oppressivo, anche nel cuore stesso di quel regime, cioè nella sua città capitale, a poche centinaia di metri dalla cancelleria del Führer di Hitler, era possibile comportarsi in maniera diversa. Si può sempre scegliere di non arrendersi al regime. Io spero l'anno prossimo, perché quest'anno abbiamo fatto un mix, va bene, fra Treno e Mandela, cioè che è stata un'esperienza anche importante, interessante, però aspettare 2 anni ancora per fare il treno francamente mi dispiacerebbe. Ci tengo a dire che non facciamo solo il treno, se no mi viene anche in mente qualche battuta. Però ecco, al centro c'è questa esperienza e quindi io spero, costa, non è che non costi, però insomma, sono convinto che sarebbe molto opportuno farlo, sempre Covid permettendo ovviamente, però sarebbe una buona notizia, vuol dire che Covid è finito o perlomeno non è più un pericolo.
Una targa a chi fu protagonista della Resistenza è il modo migliore per far germogliare la speranza. Così il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo ha consegnato la prestigiosa incisione a Basilio Pompei, oggi 103 anni, che fu deportato nei campi di concentramento tedeschi. La targa, dedicata all'esempio di vita e all'impegno profuso in difesa della libertà, è stata consegnata al figlio Giuliano. Io penso che questo giorno vada ricordato non solo per quello che è stato, ma anche attualizzandolo a quello che è e che sta accadendo anche in questi giorni. Quello che accade in Bosnia è sotto gli occhi di tutti. Campi profughi che sono dei veri e propri lager, quei piedi che escono dalla neve, le persone che non ce la fanno. Io penso che quello che è accaduto, come diceva Primo Levi, può accadere ancora, e la memoria è seminare il germe della memoria, vuol dire far fiorire, far germogliare fiori nuovi, fiori di speranza. Io lancio solo un messaggio alle ragazze e ragazzi toscani: non siate mai indifferenti, perché quello che è accaduto può accadere di nuovo. Non voltatevi mai dall'altra parte quando ci sono soprusi, quando ci sono cose che non funzionano. Mantenete sempre alto l'ideale che ha fatto di questa terra, della Toscana, il luogo in cui davvero si è combattuto contro le tragedie e le barbarie di quel periodo. Il nostro simbolo, che è il nostro Pegaso, nasce dall'esperienza del Comitato di Liberazione Nazionale, e il nostro Pegaso è esattamente il motivo per cui oggi noi ricordiamo questa giornata. Piedi ben saldi nella nostra storia, nei nostri valori, nelle nostre tradizioni, ma le ali che guardano al futuro per fare in modo che quello che è accaduto non accada mai più. Gli ho chiesto cosa devo dire, perché se è stata conferita una targa vuoi dire qualcosa. E lui mi ha detto: guarda, ringrazia tutti e poi di anche che io accetto questa targa a nome dei 150 nella baracca sua, dei 650.000 deportati dopo che l'8 settembre non avevano aderito avevano detto no alla Repubblica Sociale. Praticamente ha detto: guarda, anche a nome dei 150 che erano in baracca con me, io ringrazio anche al posto loro. E poi gli ho detto: guarda babbo, che oggi è anche il giorno della memoria, che cosa vorresti dire? Ma niente, dice, vorrei dire soprattutto ai giovani, ai ragazzi, che questa è una giornata molto importante e che praticamente si ricordino sempre che l'odio non è il pane quotidiano. Abbiamo il dovere di salvaguardare e di nutrire una memoria, la memoria di un fatto tragico, forse il più tragico che ha colpito l'umanità, la Shoah, il male assoluto. C'è la dimostrazione di come l'uomo è stato in maniera malvagia capace di mettere la sua intelligenza al servizio della distruzione di altri uomini. E credo che siano fatti che debbano essere ricordati, che devono essere conosciuti, che devono essere tramandati nei confronti dei giovani, perché non debbano accadere mai più. Ascoltare le testimonianze di chi ha vissuto ed è scampato a quegli avvenimenti, i pochi che sono tornati da un campo di concentramento, come la senatrice Liliana Segre, che ha raccontato e racconta nelle sue testimonianze di come le persone entrate lì dentro sono private della dignità prima ancora che della vita, diventano un numero, dimenticano il loro nome. E credo che la Toscana fa bene, è sempre stata molto attiva nel custodire questa memoria, nel farla vivere e nel tramandarla. Quest'anno, causa Covid, non è stato possibile organizzare il treno della memoria, che porta tanti giovani studenti a visitare i campi di concentramento. È un'esperienza indimenticabile. Basilio Pompei è un emblema di quello che è stato la deportazione nei campi di sterminio, e allo stesso tempo un ex partigiano, una persona che ha vissuto sulla sua pelle una dimensione di
difficoltà della propria libertà, ha visto rischiare la propria vita e oggi in questa pandemia a 103 anni è stato uno dei primi ad essere vaccinato e come tale è stato anche offeso, deriso e anche questa volta la propria vita è stata messa in discussione. Questo è un premio che riconosce il senso della libertà, della vita ed è un'icona di rispetto in una giornata come quella della memoria che deve farci riflettere e portare rispetto a persone come in questo caso che a 103 anni dimostrano quanto fosse importante ieri come oggi il senso della vita. La giornata della memoria acquista valenza se quella memoria la concretizziamo e gli diamo un valore di attualità. Questo è il punto da cui partire, perché anche se mi sono informato della vita di Basilio, e Basilio, pur lontano dall'impegno politico, in tutta la sua vita ha portato la sua testimonianza alle scuole. Questo è importante, un collegamento. Così come si può definire nazismo, una nuova forma di nazismo, distinguere chi può fare o meno il vaccino rispetto all'età. Questo è nazismo che va combattuto e la Regione Toscana deve dare dei segnali. Ringrazio tutto l'ufficio di presidenza, il presidente Mattutti, per aver accolto questa mia proposta. Per me è una giornata speciale proprio perché siamo riusciti a dare tutti insieme un bel segnale verso i toscani. L'importanza è quella di fare in modo che le pagine di storia, anche quelle più buie, non vengono dimenticate. Con anche le pagine più buie si faccia sempre un confronto. Ci sia, noi siamo forse le ultime generazioni che hanno la fortuna di poter ascoltare chi quelle pagine, le pagine buie del Novecento, le ha vissute in prima persona. Chi verrà dopo di noi non avrà più la testimonianza diretta di chi ha vissuto quelle immani tragedie e quindi starà a noi dopo fare da testimoni, fare da collante tra quello che oggi ascoltiamo, abbiamo ascoltato in passato da chi ha vissuto sulla propria pelle quelle tragedie e chi invece, i più giovani, i bambini, coloro che domani rappresenteranno il futuro della nostra nazione, dovranno ascoltare da noi che siamo i testimoni. Quindi su di noi pende una responsabilità importantissima. Quindi è doveroso ricordare quelle pagine di storia, ben venga il Consiglio solenne, ci mancherebbe altro la Toscana non lo facesse. Il tempo inevitabilmente ci sta sottraendo i testimoni di quella memoria terribile che ha macchiato l'Europa e direi il mondo intero per quello che è successo. E quindi noi adesso abbiamo l'onere e l'onore di portare quella testimonianza, che è innanzitutto memoria, ma non memoria fine a se stessa. Memoria che deve essere poi rielaborata anche nel nostro quotidiano, perché ci insegna a riconoscere quei segnali che ci fanno capire che quel tempo può ritornare, perché nessuna libertà, nessun diritto si può dire acquisito per sempre. Ecco cosa ci insegnano questi giorni, ecco cosa ci insegnano i testimoni. Soprattutto riportarlo nella modernità di oggi, quando i social, i media, la comunicazione è potentissima e sappiamo bene la comunicazione quanto ha significato nel spargere l'ideologia che sino chiamiamo nazista, ma che, come ci hanno ricordato oggi il professor Bozzini e Ugo Caffaz, ha macchiato inesorabilmente anche la storia italiana di quei decenni.